Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Oggi parliamo di George Collias. Prima cosa che vi dico, la prima sorpresa è che George non si chiama George, ma si chiama Georgios perché è greco. C'è già su Wikipedia, avevo paura di essere il primo a svelare questo arcano, magari poi George si incazzava con me, invece no. George si chiama Georgios Collias. Nato nel 77, è stato per un periodo il batterista di death metal più famoso del mondo ed è tuttora tra i più famosi del mondo. Posso dire con grande orgoglio che sia un caro amico, una persona con cui ho avuto modo di studiare nel 2009, se non ricordo male. Sono andato in Grecia proprio per studiare con lui, per capire il mitico discorso dell'ankle motion e velocizzare il mio doppio pedale. Dal 2009 siamo rimasti in contatto tante volte. Gli ho dato una mano a organizzare il suo clinic tour qualche anno dopo e siamo rimasti sempre in contatto. Una persona, abbiamo anche la moto, una persona super in gamba, una persona molto intelligente, molto, molto piacevole, oltre che essere un batterista della Madonna che ha stravolto il mondo del death metal. Perché diciamo che lui, una volta che Derek Roddy ha lanciato la palla della didattica del metal estremo col suo primo video, di cui abbiamo già parlato, molto in arrivo, George Collias ha fatto il passo successivo, ossia col suo DVD che si chiama Intense Metal Drumming, se non sto dicendo stronzate, se non ricordo male, Intense Metal Drumming è stato cresciuto nel 2008. Quel DVD insieme a quello di Derek sono stati proprio la base di quello che è tutta la formazione didattica dei batteristi, cioè se oggi dei batteristi metal estremo, se oggi abbiamo tutta questa schiera di gente che suona così bene, così veloce, lo dobbiamo a due persone principalmente, George Collias e Derek Roddy. Sono loro che hanno aperto la didattica di questa musica a tutti, quindi questa è la prima cosa che deve essere riconosciuta. Lui e la sua band, sì, ha suonato con mille gruppi, però aveva la sua band Sickening Horror, con cui ha fatto dei demo, e poi è famoso per il lavoro con i Nile. Poi ci sono altri gruppi con cui ha suonato, con i Nile, il primo disco Annihilation of the Wicked, successivamente It Falik, che è un disco della Madonna, e poi sinceramente io sono rimasto suo amico, ma non ho ascoltato i dischi successivi, quindi mi perdonerà per questo, perché io seguivo i Nile con Tony Laureano e con Derek, quindi mi piacciono Black Seeds of Vengeance, In the Darkness, qualcosa, sono dischi che mi piacciono di più. I suoi mi piacciono, ma già i miei gusti musicali stavano cambiando, quindi mi dispiace Giorgio, non ho mai sentito i suoi dischi come meritavano. Oggi ci vediamo il disco, sì, il disco, il video Shall Rise, Shall Be Dead, che ha una sua esecuzione a dir poco magnifica. Il video è stato visto 4 milioni di volte, quindi sicuramente molti l'hanno già visto, però vi aggiungerò qualche informazione in più, qualche cosa che vi permetterà magari di vedere questo video con occhi diversi. Vedete che ho doppio pedale a tornado con la sua technique che ha fatto sognare tante persone, me compreso. La cosa figa del DVD di George è che George per primo ha messo in quel suo DVD Intense Metal Drumming la videocamera anche sui piedi, roba che i video di Derek Roddy non aveva, ok? Abbiamo i suoi famosi, vabbè, pedali Axis con i trigger qua e la molla tirata a cannella, un pedale che è insuonabile da tutti tranne che da lui. Famoso per il blast a un piede come se non ci fosse un domani.
Che scarpe con le Nike Air Max. Tra l'altro, per un tour italiano, quando era venuto, ho comprato le scarpe appositamente per il tour e poi se le ho dimenticate. Quindi ho quelle scarpe da qualche parte in magazzino. Se volete, per 3.000 euro sono vostre. Se le mettete quelle scarpe, sono andate così da subito. Notare un'altra cosa, scusate, che torno a parlare di cose serie. Il mitico battente Tamiron Cobra, che è sua trademark. Quindi pedali Axis, molla tirata a manetta e il pedale. Scusate, il battente era un Cobra in feltro, che è una cosa un po' strana in effetti, però lui triggerando se ne frega alla grande. Batteria mega grafica con 4 tome, 40.000 piatti. Se non sbaglio nei tour attuali ha qualche piatto in meno. Una piccola curiosità, lui è stato per tanti anni endorser Gabriel Drums, che era un marchio greco, e la Pearl ci ha messo un po' a convincerlo a diventare endorser Pearl. Quando lui ha cominciato a lavorare sempre di più all'estero, aveva bisogno di una batteria che fosse reperibile un po' ovunque, ha preso l'accordo con la Pearl. Un'altra cosa che vi dico interessante, a parte che ho fatto una live con lui e Derek Roddy che vi linko in descrizione, vi consiglio una bella intervista. Tutti e due insieme. Lui non sta più facendo video drum cam perché si è stancato di tutti i video drum cam che ci sono adesso, dove sono tutti praticamente quantizzati, triggerati, tutti quanti finti, come molti di voi sapranno. Lui dice: io facevo dei video onesti, dei video fatti bene, e i video che ci sono adesso sono talmente fasulli che mi è passata la voglia di farli. Questo è interessante. Una piacassa che è un tornado, cara. Questo è il mitico bomb blast, tipo che sembra che gli abbiamo scaricato una bomba atomica in saletta. Lui, a differenza di altri, a differenza anche di Derek, abbiamo la moto che passa, è stato un batterista che aveva quasi un tocco più fusion, mi permetterei di dire, con questi stacchi, questi doppio ride, queste frasi sui mini splash, che per la cronaca lui è un grande fan di Richard Christie e molte parti le ha rubate proprio da Richard Christie. Tra l'altro, questo è un play along, cioè è proprio un video super, super bello, super vero. Proprio mitico, proprio super, un play along super true, proprio si sente che è suonato, si sente che è suonato bene.
Comunque forse la cosa più incredibile sua è stato questo doppio pedale rispetto ad altri, comunque super blastatori, ma lui è il doppio pedale più veloce e preciso di quel periodo, sicuramente il suo, o comunque tra i più degni di nota sicuramente. Nota per gli amanti dei microfoni, abbiamo un 57 qua e qua i Sennheiser E604, questi altri qua non li riconosco. Caspio! Quindi ragazzi, questa era un'esibizione super onesta, super true di George Collias, che ricordiamoci ha stravolto il mondo del death metal anche grazie a una grandissima autopromozione e un grandissimo supporto da parte degli sponsor. Diciamo che sicuramente per lui Pearl e Sabian hanno fatto quello che non hanno mai fatto per altri batteristi death metal in quel periodo e forse anche successivamente. Quindi una fama sicuramente meritata, un grande lavoratore. Dalla Grecia arrivare negli Stati Uniti a suonare con un gruppo così importante. Lui tra l'altro era un fan dei Nile già prima di entrare nel gruppo, quindi poi magari faremo un altro video in cui vi racconterò molti dettagli che so sulle audizioni e su come sono andate le cose. Comunque, questo è da George Collias, sempre un piacere farvi compagnia e parlarvi di batteria. Abbiamo la moto? No, una macchina che passa, ma c'è, attenzione. No, non ce l'abbiamo oggi. Quindi, ragazzi, questo è George Collias. Un like, un commento, mettete la campanella. Grazie mille, è sempre un piacere farvi compagnia. Fatemi sapere che ne pensate di George Collias e quando l'avete conosciuto. Mi farebbe un pochettino di piacere cosa ne pensate di quello che ho detto oggi, se siete d'accordo con me. Un abbraccio e a presto. Ciao.